Carissimi amici, un caro saluto a voi. Abbiamo appena concluso il tempo del Natale e si prospetta davanti a noi il nuovo tempo che la Chiesa chiama il tempo ordinario, il che significa che non sia un tempo meno importante, ma è un tempo dove ordinariamente facciamo l'esperienza di essere uomini, di essere figli di Dio. E così in questo tempo che il Signore ci offre, in questo tempo ordinario della nostra esistenza, dobbiamo cogliere sempre la presenza di Dio. Oggi è proprio la figura di Giovanni Battista che ci accompagna, come se fosse il punto di unione tra il tempo che abbiamo lasciato, il tempo del Santo Natale, e il tempo ordinario. Quindi capiremo attraverso l'ascolto del Vangelo cosa Giovanni Battista ancora da testimoniare, cosa ancora ha da dire a questa umanità. E anche noi vogliamo, assieme a lui, unirci alla schiera dei testimoni che dicono della presenza di Gesù in mezzo a noi. Quindi ci prepariamo ad ascoltare il Vangelo di questa domenica. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Bene, carissimi amici, dopo aver ascoltato il passo del Vangelo di questa domenica, dove troviamo una figura importantissima per tutti noi credenti, perché il testimone per eccellenza è Giovanni Battista, ci siamo lasciati col tempo del Natale e l'ultima domenica del tempo del Natale era la domenica del battesimo di Gesù, quindi questa figura ci ha accompagnati fino a quest'ultima domenica. Adesso siamo nella seconda domenica del tempo ordinario e questa figura ritorna per aiutarci a cogliere la presenza di Gesù nella storia, nella nostra vita. In effetti il passo del Vangelo di oggi, il Vangelo di Giovanni, ci dice della sua testimonianza, della sua importante testimonianza. Giovanni è colui che vede venire Gesù verso di lui alle acque del Giordano, è colui che dà la testimonianza perché vede che lo Spirito Santo si posa e dimora su Gesù. E Giovanni Battista rappresenta tutti coloro che nella storia sanno cogliere quasi in maniera profetica la presenza del Signore e la sanno testimoniare. Perché penso che il tempo ordinario, cioè l'ascolto del Vangelo che noi ordinariamente ascoltiamo in tutte le domeniche, nel giorno del Signore, ci vuole aiutare a cogliere questa presenza. Gesù è presente in mezzo a noi ed è presente come colui che, dice Giovanni Battista, toglie il peccato del mondo, cioè si addossa tutte le fragilità umane e le porta nella propria carne, perché per dare un senso a questa vita, a questa nostra esperienza umana, fatta di percorsi anche di grande fragilità. E poi, ancora una volta, lui, Giovanni Battista, contempla lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui, cioè vede l'azione di Dio nella vita di Gesù. E il dono della fede, a questo dobbiamo aggiungere anche attraverso un cammino personale, spesso anche che può essere faticoso, dobbiamo aggiungere alla consapevolezza che nella persona di Gesù c'è l'azione di Dio,
Dio ci sta dicendo qualcosa. Ecco perché abbiamo bisogno di testimoni. La Chiesa è cresciuta sempre attraverso i testimoni, che magari con il martirio, col sacrificio della propria vita, ci hanno parlato di Gesù, ci hanno detto di Gesù. E ci hanno detto che in Gesù Dio sta agendo a servizio di ogni uomo piccolo, fragile, peccatore. Ecco, Lui è venuto a prendere su di sé i peccati del mondo, per fare di questo mondo un luogo invece di benedizione, di grazia e di benevolenza da parte di Dio. Quindi con queste parole vi vogliamo lasciare anche in questa domenica, augurandovi tutto il bene, insomma, che Dio può donare a ognuno di voi, e quindi che lo sguardo di Dio, la sua benedizione, sia su ognuno di voi. Il Signore vi dia pace.